Giornata di esami all'Istituto Buontalenti di Firenze, fra coltelli, padelle, si sogna la stella Michelin. Ci sono gli esami. Proprio così all'Istituto Alberghiero Buontalenti di Firenze oggi è giornata di esami di qualifica per il terzo anno. Questi li portate su nel buffet, d'accordo? Attenti dallo specchio, perché se lo prendete da sotto si alza lo specchio, quindi prendetelo negli altri. Siamo fuori. Bene. Tra padelle, piatti colorati, coltelli e formine varie, il test per questi ragazzi è un pranzo. E che pranzo! Ci sono una serie di aperitivi, di stuzzichini, del salmone marinato, delle bignoline ripiene, salate, dei canapè, eccetera. E poi c'è tutto un menù di cucina un pochino creativa, un po' diciamo prendendo spunto dalla cucina italiana, però un pochino creativa. Rumori di sala, forchette che sbattono e padelle che sfrigolano. La mattinata è tutto un fermento. Bini, ma lì devi girare, l'hai assaggiato? Manca più un po' di bini. Sì, Soffì, Insomma, tra questi ragazzi ci potrebbe essere anche una stella Michelin. Tu hai paura di questo esame? No, non ho paura perché in cucina me la cavo abbastanza bene e le cose le so fare. Non ho tanto paura perché comunque sono cose che abbiamo già fatto durante l'anno. Il professore ci ha portato bene all'esame, ci ha spiegato molte cose e dunque sono molto tranquilla. No. Cosa ti piace fare in particolare? Primi, secondi, dolci? Tutto. In particolare i dolci, però me la cavo un po' su tutto. Ma i primi, decorazioni, stasi. C'è un piatto per cui veramente sei bravissimo? Qual è il tuo piatto proprio? Il tuo marchio di fabbrica? Il pesce. Carne e dolci. Cosa vuoi fare da grande? Cucina. Speriamo di diventare chef. Addirittura? Sì, poi si guarderà. È difficile per le donne fare lo chef oppure no? Penso di no, perché conosco delle donne chef. Sì, cuoco. Mi garberebbe nelle navi da crociera, ma difficile, una volta ci prendi la mano. In bocca al lupo a questi ragazzi, certo, non solo vedere. Calciatori, no? No, anzi, poi i cuochi servono anche alla nazionale, come abbiamo visto, è partito anche il famoso